In questo periodo, anche perché almeno in questo periodo che non, ancora non ci sono quelle leggi, regole, fisse regole durante il periodo elettorale, bisogna far parlare uno 2 minuti, l'altro 2 minuti sulle stesse cose, però siamo un po' così ascoltando tante voci politiche. Ci sono venuti a trovare, almeno telefonicamente in quest'ultimo periodo, diversi rappresentanti delle diverse aree, dopo le scelte anche che sono state fatte, per cui insomma la scelta per il Partito Democratico, stiamo parlando chiaramente di questa volata verso le amministrative di Rimini, che ha deciso di ricandidare, insomma, il sindaco Gnassi. Le altre, sappiamo che gli altri partiti si muovono con un po' più di ritardo perché insomma c'è una scacchiera da compilare. Lei nelle passate, insomma, elezioni è stato candidato sindaco, ha portato anche Gnassi al ballottaggio. Che cosa fa Renzi in questo periodo? Cioè, come annusa l'aria e soprattutto non so se a livello personale o gruppo, insomma, visto che Fratelli d'Italia rientra in una coalizione ben determinata. Insomma, che cosa lei, insomma, è tanti anni Ma che vive la politica e forse sta annusando un po' quello che sta succedendo a Rimini, no? beh, sì, guardi, diciamo la verità, beh, io innanzitutto mi auguro che si formi una coalizione alternativa al sindaco Vicente Gnassi sulla figura di un candidato che sia una persona credibile, che diciamo, sia interessata ai problemi della città e possa veramente essere alternativo, ecco, alla luce della prossima competizione elettorale. Ecco, diciamo la verità, adesso c'è stato solo un piccolo scontro, per esempio, tra Fratelli d'Italia, Lega Nord e Forza Italia. Ecco, cioè, diciamo la verità, qui non è il problema di avanzare le candidature, di fare i passi avanti. Qui bisogna fare i passi responsabili. Io ripeto, il problema è trovare, indicare ai riminesi una candidatura di una persona magari conosciuta per credibilità, per esperienza, ecco, che possa tranquillamente candidarsi con un programma sul quale diciamo, le forze politiche, in questo caso della coalizione dei partiti del centrodestra, si possono trovare all'unisono. E non come è successo in passato, no? Dove il centrodestra ha perso Ricordiamo tempo, anche la sua, sì, la esatto. mia tribolata candidatura dell'altra volta, no? Ecco, perché mi hanno fatto perdere sinceramente gli amici di Forza Italia, ecco, 3-4 mesi per non dire di più, no? Perché quando mi ero dimostrato disponibile a candidarmi, perché avevo le idee chiare, ecco, su come, diciamo, pormi per il cambiamento del governo della C'erano, città, lo sappiamo, ce ecco, lo lo sappiamo, ricordiamo. storie Renzi, vecchie, storie ma vecchie. con la frizione immaginiamo che sia stata ricomposta nel corso di questi 5 anni anche con Forza Italia. Beh, Lei chiaramente. ce l'ha in mente, cioè, chiaramente non ce lo dice, ma Sì. perché tutti ci dicono, abbiamo sentito sia Lega Sì, abbiamo Nord che Forza Italia, sentito sentiamo vari anche lei, insomma, esponenti. di questo nome che sia effettivamente credibile. E allora non Sì, si ma pensano avete almeno qualche nome su cui almeno effettivamente una rosa. discutere? O no? Guardi, guardi, Oppure lei si è candidato, cioè lei si è proposto. io guardi, non mi sono proposto perché altrimenti, perché volevo vedere innanzitutto cosa facevano diciamo, gli alleati, i cosiddetti alleati, ecco. Io sono ancora in attesa, sinceramente, dagli alleati diciamo, di un loro contributo, ecco, nell'indicazione di questa persona, visto che loro dicono che stanno individuando queste persone. Io dico, speriamo di poterci mettere attorno a un tavolo per, diciamo, convenire su una persona. Ripeto, qui non, almeno per quanto mi riguarda, qui non è il problema di stare davanti, di fare esercitazioni con le bandierine, mettere il candidato di bottega, eccetera, eccetera. Questa roba a me non mi interessa. A me mi interessa poter indubbiamente, ecco, contribuire a ritrovarmi su un candidato, ecco, che sia credibile, diciamo, e accettato da tutti con molta tranquillità. Certo che il tempo passa, quindi bisogna che se ci sono delle forze politiche che vogliono esprimere delle candidature, cominciano a indicarle,
per discuterne assieme, per sapere chi è che deve essere candidato e sostenuto. Quindi lei ci conferma che al momento nomi, diciamo, ufficiali non ne sono stati fatti. Guardi, io le dico sinceramente, vorrei potervelo dire tranquillamente, tanto qui non c'è niente di nulla da nascondere, ma se io non so, a un certo momento ci sono i candidati proposti dalla Lega o da Forza Italia, certo, a un certo momento io non ve lo posso dire. Quindi, ma quando vi rivedrete, Renzi? Cioè, ci sono delle date, vi siete detti, non so, dopo Natale? Io spero che ci si possa rivedere presto adesso. Qui non è il problema delle feste, il problema è che prima si trova un candidato, prima proprio alla luce dell'esperienza passata, prima questo candidato possa presentarsi alla città, tanto meglio è per una coalizione che vuole essere alternativa al candidato uscente, perché indubbiamente per la coalizione di sinistra è tutto facile, perché hanno il candidato, hanno il sindaco uscente, ecco. Quindi è chiaro, non bisogna perdere più tempo, se il versante opposto non c'è più tempo da perdere. Anche perché insomma lei ricorda quello che è successo a lei personalmente. Renzi, noi la ringraziamo, sappiamo che appunto quando questo nome ci sarà, lei secondo me ce lo dirà con molta serenità, e quindi insomma siamo in attesa. D'accordo. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro, ci vediamo, buongiorno.